solidarietà torna a far capolino a Carpenedolo. Sabato 1 e domenica 2 settembre protagonista sarà Sport e Solidarietà, la manifestazione che chiude l'estate carpenedolese. 8 squadre, rappresentanti di gruppi sportivi, musicali, associazioni si sfideranno a suon di giochi, canzoni e fantasia. Per dire la verità, dall'inizio alle danze è stata la serata alla notte delle statue di sabato 25 agosto. Le squadre si sono giocate alcuni dei punti in palio presentando un'originale statua vivente. Sì, sì, certo, come al solito tutte le squadre impegnate per la statua, questa seconda prova di sport e solidarietà. Ho già visto anche i miei colleghi delle altre squadre molto impegnati, baldacchini, molte statue tutte colorate, anche quest'anno deve essere molto bello. Sport, giovani, solidarietà e vittoria? Speriamo, l'anno scorso siamo arrivati appena sotto il podio, quest'anno speriamo di arrivare appena sopra. Ma tutti gli anni c'è sempre un po' di così, un po' di emozione perché non si sa mai cosa scegliere. Importante sport, soprattutto la solidarietà e poi anche tanti giovani che lavorano tutti insieme. Infatti, noi siamo giovani, ragazzi e anche adulti che lavorano tutti insieme. Sabato 1 settembre la competizione si fermerà per lasciare spazio alla sfilata di moda Lei e Lui e allo spettacolo alle ore 21:30 Zelig Show con i Boiler Gianni Cinelli, Davide Paniate e Fausto Solidoro. La conclusione della gara avverrà domenica 2 settembre alle ore 21, quando le 8 squadre si esibiranno in un piccolo spettacolo musicale. Una giuria esterna valuterà le prestazioni e consegnerà la coppa al migliore. Entrambe le serate si svolgeranno nel cortile delle scuole medie. In caso di maltempo, la manifestazione sarà trasferita, come negli anni precedenti, all'interno della palestra. L'ingresso è gratuito. Quest'anno poi ci sono delle grossissime novità. Il primo settembre c'è il toro allo spiedo, tempo permettendo lo faremo all'esterno, in caso di maltempo incrociamo le dita, saremo nella solita palestra di Via Dante. E poi abbiamo degli ospiti straordinari, abbiamo dei comici di Zelig, abbiamo poi il 2 settembre ci sarà la serata, quella che tutti conosciamo, la grande serata di spettacolo e musica curata dalle squadre che partecipano a questa manifestazione, insomma una 16ª edizione sicuramente col botto. Quindi sempre forza, solidarietà. Assolutamente sì, anche quest'anno tutto il ricavato sarà a favore del gruppo missionario parrocchiale di Carpenedolo.